Sono 26 in 5 province diverse, dislocati in 3 regioni, i comuni che si vedono finanziare progetti per rivitalizzare i territori colpiti dal terremoto, su un modello di Santo Stefano di Sessanio, diventato oramai un borgo turistico internazionale, si mira a evitare lo spopolamento delle aree interne abruzzesi colpite dal terremoto, con una rigenerazione non solo legata agli edifici, ma anche del tessuto morale ed economico. Santo Stefano è un caso emblematico, un modello a livello mondiale, è stato già da molti anni e pensiamo che sia arrivato il momento di provare a replicare, anche di incoraggiare gli imprenditori a non affidarsi soltanto così al mecenatismo o alla creatività di un singolo soggetto, ma il fatto che funzioni dimostra che anche dal punto di vista economico è fattibile e quindi stiamo cercando di stimolare gli investitori a crederci in progetti simili. In questi territori ci sono patrimoni edilizi che vengono venduti a bassissimo prezzo, che possono essere ristrutturati e messi sul mercato dell'offerta turistica con un rientro sicuro per certi versi. Questo, unito alla promozione del territorio che noi stiamo facendo, genera insomma un circuito virtuoso che può far rinascere con prospettive importanti. Possiamo definire una ricostruzione morale dei centri storici dei vari comuni. Anche perché noi in realtà attraverso una ricostruzione innovativa e aperta anche a questi contributi cerchiamo in qualche modo di contrastare la crisi demografica, cioè il convitato di pietra che affolla gli incubi del commissario qual è? È il fatto che lo spopolamento già pronunciato prima dell'agosto del 2016 è diventato per certi versi anche più grave. In questo senso noi dobbiamo mettere insieme e connettere il mondo, l'Europa e il cratere. In realtà noi abbiamo pensato che insieme alla ricostruzione si debba anche curare la rivitalizzazione di questi territori meravigliosi, ma che dopo il terremoto, a dire il vero anche prima, avevano le loro fragilità. Da questo punto di vista abbiamo pensato di poter mettere insieme le nostre bellezze, i nostri borghi, le caratteristiche, frazioni che affollano e popolano questo paesaggio con grandi investitori internazionali che vogliono investire in Italia nel turismo.